Welcome to San Francisco. Chuck si gira, Chase Center, San Francisco, California, la notte di apertura, Phoenix e Golden State, Kevin Durant e Chris Paul da ex compagni, Steph Curry, ancora lui, ancora il leader indiscusso e indiscutibile, tanto interesse, tanta curiosità, ma la curiosità va naturalmente gestita perché questi 48 minuti daranno risposte non parziali, molto parziali, mentre qui vedete come viene accolto da ex Kevin Durant. A me sembrava indicativa, no? Insomma, come avete visto, non c'è Draymond Green, che avrebbe rappresentato un altro punto di interesse in chiave Kevin Durant, scelta del quintetto leggero per Steve Kerr, che non prevede dei primi cinque. Come vedete, Bradley Beal, che era effettivamente annunciato come in dubbio, blocco di Looney, come al solito molto ben messo, e tiro da tre punti a bersaglio, fatte 2-4-6, 246 gare consecutive con almeno una tripla a bersaglio. Sulla palla vagante si avventa Grayson Allen, attacca il close out di Curry, Durant, canestro leggendario, trova il raddoppio, rotazione completa, tiro da tre, buono, sbagliato da Grayson Allen, rimbalzo lungo, Durant per un tiro a bersaglio. Attenzione a quei due e ancora di più quando saranno quei tre. Allora per le difese avversarie sarà complicato. Post basso per Booker, si butta indietro, segna, subisce il fallo, andrà in lunetta col libero supplementare. Permettersi, non dovrebbe poterselo permettere, invece la sua tecnica è talmente di primissimo livello che può fare quello che vuole. Disciplinata ma non particolarmente pungente l'azione dei Phoenix Suns. Tu hai fatto un attacco tutto sommato veramente scolastico, poi la dai a Booker e lui ti cava fuori tre punti, tra l'altro con nonchalance. Ogni tanto può diventare pericoloso avere tutta questa facilità nel dare il pallone a uno, a due, qui addirittura a tre persone. Hai un grande vantaggio. Curry prova a mettersi in partita con la tripla in transizione alla sua stagione come a quella di Kuminga. Splendido. Icastico, straordinario, è sempre lui, è Wardell, Stephen Curry. Moody per Šarić, bel taglio di Paul, la palla gira molto bene, poi deciso Klay Thompson, che sbaglia un tiro che non sbaglia tante volte, rimbalzo d'attacco, riapertura, tripla Moses Moody, non i due di Thompson, la tripla del sorpasso per Golden State. Insomma, non garantito per l'anno prossimo, per cui anche dal punto di vista economico fiscale per Golden State una manovra interessante. Ancora Payton per il tiro di Moody, che non esita nella maniera più assoluta. Attenzione a Moody e Kuminga, se sono metà di quelli della pre-season e Golden State è abbastanza a cavallo. Lo dicevamo anche ieri nello speciale di presentazione, poi l'NBA sta cercando di creare interesse soprattutto in questo inizio di regular season a novembre con le partite della nuova NBA Cup. La difesa è solo uno contro uno. Can I stop somebody? It's hard to stop. Non è questione di fermare uno contro uno un giocatore in una difesa NBA, ma è una questione di squadra, sicuramente un concetto a dir poco condivisibile, quello asseverato da Draymond Green. Le deficienze difensive del giocatore bosniaco sono ben note a tutti gli avversari, così come la sua versatilità offensiva, che comprende anche il tiro da tre punti. Distanza significativa tra domanda e offerta rispetto a salario e durata dell'estensione, perché si parla di estensione contrattuale. Dicevamo appunto che aveva buoni minuti l'anno scorso e ha capacità di sa sfruttare gli spazi aperti dai big three intorno a lui. Pick and roll centrale con Šarić, giocato da Chris Paul, riscreen, palla per Thompson, eccolo qua, è entrato il primo e poi boom boom. Booker, riapertura per Gordon, piedi per terra, il suo tiro se ce n'è uno, altro rimbalzo per Okogi che segna, subisce il fallo di Šarić, andrà in lunetta col libero supplementare. E la scelta di cambiare, scarico per Kevin Durant che mette la tripla, subisce il fallo, andrà in lunetta col libero supplementare, finisce con le note alte il primo tempo Phoenix. Non funzionano i freni di Grayson Allen, che però non paga dazio, palla indietro per Looney che fa una cosa splendida, riapre per Klay Thompson. È semplicistico dire fanno 90 punti in tre e le vincono tutti,
poi c'è la difesa che vedete non sempre è registrata. Palla per Chris Paul che premia il blocco con un angolo particolare per Steph Curry. E viaggia in transizione Chris Paul. E adesso sono minuti importanti per Paul, al di là del fatto che segni, riapre in emergenza. Poi Chris Paul sorprende Nurkic, fa il ferro forte. Questa è esperienza. Ha aspettato la partita, anche perché la partita non aveva molto per lui. Tira opportunamente al largo, attacca Chris Paul che si trova ancora accoppiato con Nurkic. È evidente che Nurkic non è lì per marcare a centrocampo Chris Paul. Quella metà campo è proprio irrisolvibile per Nurkic. Sì, già poi insomma a inizio carriera dove era un atleta migliore, adesso anche con tutti gli infortuni sicuramente un po' più lento, perché se Phoenix regge con questi quintetti è una grande notizia per Vogel, James Jones e compagnia. Lidl prende subito un tiro e mette subito una tripla che da questo punto di vista è molto importante per lui e per la squadra. Non è un fatto di centimetri o di elevazione. Kuminga contro Eubanks che dimostra l'assunto prendendo il tempo al giocatore congolese con i suoi mezzi atletici, ti aspetti una chiusura diversa. Gordon dall'altra parte batte Moody, sbaglia ancora una volta, arriva ancora Okogie. È la prima partita, cerchiamo di portarla a casa in qualche maniera e Chris Paul sarà importante per Golden State che apre bene il quarto periodo. Blocco di Eubanks proprio per Kevin Durant che attacca Kuminga. Ecco, diciamo, la partita ha chiamato ma lui ha risposto. Il canestro è questo, no, esattamente. Vabbè. Qui butta via la palla Moses Moody, recupero di Goodwin, Watanabe attacca Šarić, prende il centro dell'area l'uomo da Yokohama. È come viene affrontata dai giocatori, poi li puoi dividere come vuoi, ma se giocano in infradito, canestro per Gordon, giocano in infradito. L'altra si pone il problema di adesso dell'Iket Nunk e adesso c'è la schiacciata di Drew Eubanks. E poi strappa la palla al figlio di Mitchell, che stavolta ha giocato proprio male. Super palla di Durant per il layup in contropiede. Secondo il Big Three, palla appoggiata al vetro di Looney e potenziale gioco da tre punti è rispolverato per questi minuti. Okogie naturalmente c'è, riapre per Booker che prende e mette il tiro da tre del più quattro. Altro canestro però da extra possesso per Phoenix. Vi dico solo una parola, Hawkeye, occhio di falco, poi ne parleremo durante la stagione. Qui l'occhio di falco è quello al tiro di Chris Paul, quinto fallo anche per JK in maglia doppio zero, qui deputato alla marcatura di Booker. Passaggio in salto per Okogie, piedi per terra, tripla sulla sirena dei 24, canestrone di Okogie, due possessi di vantaggio Phoenix, zona Curry, adesso o mai più, va dentro, sente il fischio, butta per aria il pallone, lucra due tiri liberi. Deve ritrovare la concentrazione, il secondo lo segna come piace a lui e come dice lui, che gioca il pick and roll altissimo con Nurkic, recupera Kuminga, spazio per Gordon! Canestro di Okogie, canestro di Gordon. Paul rischia il fallo in attacco, non lo commette per gli arbitri ma sbaglia un altro tiro da tre. Kuminga tiene vivo il pallone e poi Curry, questo non lo sbaglia mai, non lo sbaglia mai, meno due Warriors. Anche se non ha tirato bene fino adesso, questo lo prende con una certa sicurezza. La pressione da parte di Payton che è lì proprio per la missione difensiva contro Booker, passa sul blocco Looney per contestare, bella palla per Nurkic, il terzo del supporting cast a farsi sentire per Vogel e James Jones, musica per le loro orecchie. Come si gioca nell'NBA nel 2023 ad altissimo livello? Io ti costringo a fare delle scelte estreme perché ho Booker, Durant, domani Booker, Durant e Bradley Beal. Bloccone di Looney, esce Thompson che riapre per Paul che sbaglia ancora una volta. Direi che è finita, anche se Thompson prende un tiro da tre, sbagliato anche questo. Rimbalzo di Okogie, game, set, match. I Phoenix Suns vincono al Chase Center 108-104, ma anche se avessero perso di 4 invece che vinto di 4 non avremmo, credo, avuto dubbi a dire che i Phoenix Suns si candidano assieme ad altri, penso ai Celtics, a essere la sesta squadra nelle ultime 6 stagioni che vince il titolo.